Buonasera da Gianmarco Cervi dal Triestina Stadium, ultimo quarto di finale del trofeo degli Atenei CZ Lokomotiv Losca, squadre che stanno facendo adesso il loro ingresso sul terreno di gioco. Ha smesso di piovere, almeno sembra smettere, sicuramente molto meno rispetto al quarto di finale che si è giocato, disputato poco fa. Campo in perfette condizioni, quello di prima un pochino meno. Le squadre stanno scambiando i consueti convenevoli. Pronto a partire Critelli, che è un grande estro, calcia Critelli, deviazione! Autogol con il tacco di Simon Tacchi, incredibile! Autogol bellissimo e sfortunatissimo di Simon Tacchi. CZ in vantaggio, 1-0 al secondo minuto. Brutta palla di Dudu Simon Tacchi, che sembra aver accusato un po' il colpo, infatti va dietro Mirabella. Il lancio per il colpo di testa di Montorsi, palla fuori, prima occasione per la Losca. Buon inserimento di Montorsi. Dentro per Mirabella, controlla e calcia. Poi Critelli, quindi la conclusione di Montorsi. Di prepotenza Montorsi, il pareggio della Losca. 1-1. Lioda al calcio di punizione. È un errore incredibile di Gardella. Il pallone è entrato, dice di no Gardella, molti dubbi. Ma cosa ha combinato Gardella, mamma mia. Qui tanti dubbi per il CZ. Tantissimi dubbi, Gardella dice di no, ma poi posta al centro per Mirabella! 2-1 Losca! Ma ci sarà molto da discutere, perché forse il CZ aveva segnato. In effetti Gardella ha la faccia di uno che ha appena rubato la marmellata. 2-1 Losca, ha segnato Mirabella, ben servito da Posca, ha fatto un grandissimo movimento. Dentro per Ameli che si è inserito, dribbling secco di Ameli, va a calciare col destro Ameli! Franzoni va giù e la mette in calcio d'angolo. Mirabella della bandierina, parte il cross, il colpo di testa di Pippo Maltese, sempre lui sul cross perfetto di Mirabella dalla bandierina. Maltese l'ha girata all'incrocio, 3-1 Losca. Montorsi si accentra, Mirabella controlla la posizione di sparo, calcia con l'esterno Mirabella! Ma che gol ha fatto Mirabella! Ma come ha calciato! Lezioni di Trivela, Mirabella, Edoardo, il capitano, 4-1 Losca. È partita già in ghiaccio nel primo tempo, una squadra fantastica, un giocatore meraviglioso, Edoardo Mirabella Roberto. Anticipo di Critelli, quindi c'è Suini che calcia con il destro! Potenza pura di Suini, palla larga. Anticipato, poi Ameli. Anticipato anche Poss, quindi Ferrara fa rimbalzare, calcia! E questa volta fa una grandissima parata Gardella. Pronto a partire Mirabella, parte Mirabella, la respinta di Franzoni a terra. Montorsi, dentro per Mirabella, per Post di prima! Ma che azione della Losca! Biliardo puro! Montorsi, Mirabella, Post di prima, 5-1. Tutto troppo bello. No, ma infatti oggi abbiamo fatto 1000 gol. Poi Suini al centro! La toccata... Ferrara, la toccata Ferrara, gol di Ferrara, 5-2. Sul pallone Critelli, calcia Critelli, palla in rete, 5-4, attenzione, 5-3, conclusione di Critelli, qualche deviazione. Poi Cagliò, rilancia lunghissimo per Critelli, di testa l'appoggio per Ferrara che calcia male, poi rimane lì e Critelli mette dentro il gol questa volta del 5-4. E vediamo, perché adesso la partita sarebbe finita, vediamo quanto fa giocare ancora Lattarulo. Pronto a partire dalla bandierina Ferrara, parte così Ferrara, teso al centro, il pallone che rimane lì e poi l'occasione incredibile e il fallo in attacco di Critelli. Stava arrivando il 5-5, incredibile, al quarto minuto di recupero stava arrivando il 5-5, ma è ancora corner, no, è fallo in attacco. Da Cagliò a Franzoni, Franzoni la tocca per Cagliò, deve impostare lui, Cagliò va in verticale, Ferrara non la controlla, poi sì, ma arriva il triplice fischio del signor Lattarulo, finisce 5-4 per la Losca, che vince e va in semifinale con le proteste di Simon Tacchi, con Lattarulo che lo redarguisce, ma la Losca è in semifinale e il CZ va a casa, super spot.